tutti, la notte delle streghe, quella del 31 ottobre. Di sicuro Juve e Napoli alla Roma hanno messo pressione, dovrà rispondere la Roma di Garcia. Allora, la dice tutta su Andrea Pirlo. Concludiamo settimana della Fiorentina, Fiorentina però molto arrabbiata visto che è stato tolto. Andiamo a rivedere però l'episodio che descriveva Federico Zancan. Al 90esimo l'espulsione per simulazione proprio di sportivo, molto sportivo Vincenzo Montella. Gli errori difensivi, ne parlava Benitez, beh c'è stato un altro. Alla fine il pareggio contro la Lazio e pochi tifosi del Milan presenti allo stadio hanno fischiato sonoramente la squadra di Massimiliano Allegri. Erano pochi ma si sono fatti sentire, poi si sono fatti sentire anche gli allenatori, no? Si è parlato, si è discusso subito l'allenatore rossonero, poi arriverà l'allenatore della Lazio. Sereni per il momento sono alla Roma, anche se Roma è chiamata a rispondere alla vittoria della Juventus e domani intanto la Roma di Garcia, dicevo, aspetta il Chievo, Garcia che deve rinunciare ancora una volta al Cervinio. Lui ex giocatore del Chievo, molta emozione per la delegazione del Chievo. In casa Inter a preoccupare Mazzarri ha già fatto il suo, o meglio è arrivato ancora un pareggio in trasferta contro l'Atalanta, non c'è solo la classifica che non decolla, ma anche le condizioni di Handanovic. Tra poco torneremo ai temi strettamente calcistici che la decima giornata che deve ancora finire, ve lo ricordo, ha presentato. Quanto stiamo vivendo a Parigi-Bercy, c'è il tennis per noi in primo piano con Fabio Fognini che ha lasciato il... Facciamo una pausa, torniamo però tra poco con gli altri temi della decima giornata di Serie A, di calcio, in attesa di Roma-Chievo. Andiamo a vedere i migliori colpi giocati a Parigi-Bercy. Ben ritrovati in seconda parte del nostro telegiornale, fatti titoli in primo piano, quelli che ci ha suggerito la decima giornata in Serie A, che deve ancora concludersi perché oggi toccherà a Roma. Andiamo a sentire le tre domande che Maurizio Compagnoni ha rivolto a Beppe Bergomi. Quadrado è stato invece ammonito, secondo cartellino giallo, è arrivata anche l'espulsione. Comunque l'analisi decisa ma pacata, fine sportiva e della Valle fa il paio. Ha raccontato le rivolte a Marocchi. Compattezza difensiva servirà contro il Real Madrid di Cristiano e altro 3-3 per il Torino. Alla fine della partita Nicola, allenatore del Livorno, si è lamentato per le decisioni arbitrali e non si sono fatti attendere i commenti e la risposta di Ventura. Siena va in Polonia, stiamo parlando di Eurolega alla ricerca della sua prima vittoria. Le aperture, la prima pagina del... Tutti la notte delle streghe, quella del 31 ottobre, di sicuro Juve e Napoli alla Roma hanno messo pressione, dovrà rispondere la Roma di Garcia. Allora... Edizione delle 18, ben ritrovati sempre in diretta qui su Sky Sport 24, un lungo pomeriggio, una lunga giornata e una lunga serata che stiamo vivendo a metà tra il mercato con l'affare Tevez, con Adriano Galli, per quello del 15 gennaio in campo, una giornata, un pomeriggio in musica con la finale di X Factor. Dicevo però tanto mercato, in primo piano c'è il mercato, è alla telefono con noi Roberto Calenda, procuratore di Maicon. Buonasera Calenda innanzitutto, giovane, giocatore di Ranieri, magari la riceverà. Vedremo. Grazie, che riguarda il mercato del Catania. Vado subito a salutare perché dopo le feste, no? Non ti chiedo come hai salutato il 2012. Speriamo allora subito la giornata, la prima giornata del 2012, Siena-Lazio in classifica, solo lì o anche in campo? Se andiamo a vedere poi la cifra, l'abbiamo visto poco. Perché poco utilizzato. Perché poco utilizzato, spesso infortunato, poco utilizzato perché se avessimo avuto Cassano il mercato non ci avrebbe visto protagonisti. Costretto a tornare sul mercato, puntare tutto, hanno puntato tutto su Carlitos Tevez. Adesso notizia di come... Non per forza. Per Daniele De Rossi, oggi abbiamo vissuto la situazione, quello più circondato dai tifosi per circa 10 minuti. Lui è gentile, ci sta aspettando l'altro Riccardo che ci ha tenuto compagnia in questa giornata. Riccardo Re da
Genova, Riventi con il violino Gilardino in diretta qui a Sport 24 e poi il primo gol con la maglia del Genova, come raccontavi tu. Le prime parole di Vasquez, nuovo centrocampista. Piccola pausa, torniamo tra pochissime, edizione delle 18:30. Stiamo seguendo Azzurri e De Ville, Christian De Ville, quinto, ottavo, Manfred Mörg, 17esimo solo Giuliano Razzoli. Torniamo per seguire anche la fine dello slalom speciale, la seconda manche, torniamo soprattutto per Carito Steve. Sì, la Camorra ha in mano tutta una serie di servizi, da quelli di carattere commerciale in modo prevalente, la gran parte dei supermercati, degli ipermercati, da parte degli esercizi di distribuzione alimentare non solo, sono quasi tutti in mano alla Camorra, moltissimi esercizi commerciali anche di media grandezza sono in mano alla Camorra, e quindi il famoso ripulire il denaro sporco. A Napoli è difficile combattere la Camorra, cioè... Io come militante di sinistra io penso ad andare avanti come per le mie idee, forse cioè faccio la mia militanza nel partito, capito? Così lo combatto. A Napoli lo sai com'è, no? È un casino queste cose. A Napoli è un casino. Stamani blitz antifrode da parte della Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Dogane di Rimini nei confronti dell'associazione a delinquere specializzata in frodi Carosello. 5 le ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dalla Procura, che ha anche disposto il sequestro per equivalente di 37,4 milioni, pari all'accertata evasione dell'IVA attraverso l'utilizzo di società e aziende fittizie italiane ed estere intestate a prestanome. L'accusa nei confronti dell'organizzazione che operava tra San Marino, l'Italia, la Svizzera, la Gran Bretagna, l'Austria e la Romania, e di associazione a delinquere, omessa dichiarazione, emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento, distruzione di documenti contabili. Siamo riusciti ad arrivare veramente al primo livello e soprattutto siamo riusciti ad arrivare al patrimonio, perché tramite gli accertamenti economico-finanziari che abbiamo fatto con il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, siamo riusciti a trovare un patrimonio che si sta sempre più avvicinando al sequestro disposto dall'autorità giudiziaria per 37 milioni e mezzo di euro.
è una cosa che non era mai successa. Sequestrate 7 ditte, quote societarie di 47 società, una trentina tra auto e moto, titoli di debito pubblico e somme di denaro, 109 conti correnti, 30 immobili e 17 terreni. L'operazione denominata Machiavelli ha portato a 27 indagati al coinvolgimento di 25 società. Le indagini hanno toccato Rimini, San Marino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Perugia, Volterra, Latina, Aprilia, Roma, Ascoli Piceno, Pescara, Foggia, Cagliari, Reggio Calabria e Catania.